facci vedere il casco. L'ha preso! Grazie a voi! Il Rallenti! Silenzio, abbassa la musica che voglio sentirli! Rallenti! Rallenti! Non mi sento laggiù! Ok, questo è il Rallenti! Darix! Guardatelo, questo è terribile. Se gli fate un applauso mastodontico, guardate cosa fa con la ruota posteriore. Tutti assieme, su, 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 su. Guardate la ruota posteriore tra poco, guarda. E allora ragazzi, mi ero sbagliato? Franco. Franco, sentitelo, abbassa la voce, sentitelo. Tutti assieme un applauso, quando ve lo dico io. Darizzo, Ivan, Franco. Distanti dalle tre scene, grazie. Non impennare, non di sotto a quando fa così, perché c'ha il casco. Allora, anche i piedi. Allora, adesso stai seduto, non ti muovi. Stai seduto. Non c'è più rispetto qua. Poi per lo più non è, non salteranno in me, ma non mi puoi fare questo, cioè, non impegnare più, no? Ok ragazzi, continua ad andare avanti e indietro perché non mi sente e non farà neanche più salto. Allora glielo facciamo su applauso perché lui guarda, via! Ma non si può fare una cosa del genere, ragazzi. Non passatevi in metà, eh! Ok, bravo. Mi hanno ascoltato di nuovo, eh! Però non sento le manine. Fate anche là fuori le manine. Non passate. Non fa- avevo detto non in metà, quindi non fatelo più. E allora ragazzi, faccio solo questo gesto, ok, vi piacete sempre di più. Guardate Ivan quando mi ha appena telefonato, un applauso. Allora, visto che siamo a Torino, vi parcheggi a trovarli, veramente, ci trovano tutti i momenti, arriva di norma quello che è il più precisino, Darix, e si parcheggia, poi arriva Ivan, così, si parcheggia, e poi abbiamo il solito ritardatario, Franco, che per trovare... Guardatelo se è possibile un mattino, già in ritardo. Cosa fa? Guardatelo. Ci metto un attimino. Guardatelo, non vi sento. Ok!